Esercizio numero 30 del libro di Romeni. Un oggetto da 2 kg appoggiato senza attrito su questo cuneo triangolare con angolo alla base di 60 gradi. Questo cuneo accelera verso destra e l'oggetto da 2 kg rimane fermo rispetto al cuneo, cioè vuol dire in pratica che va in orizzontale insieme al cuneo. C'è da calcolare l'accelerazione del cuneo e cosa accade se l'accelerazione diventa maggiore del valore appena trovato. Come al solito c'è da scrivere la legge di Newton, forza totale uguale ma. Chiamo A segnato il valore dell'accelerazione che fa muovere l'oggetto da 2 kg in orizzontale, cioè quel valore di accelerazione adatto affinché l'oggetto non vada né giù né su lungo il piano, ma rimanga fermo rispetto al piano, come richiesto dal problema. Vediamo chi è la forza totale, analizziamo tutte le forze su questo oggetto di massa m. C'è la forza peso, la forza di gravità, e poi c'è la forza vincolare che fa il piano, che è sempre perpendicolare al piano stesso perché non c'è l'attrito. Se ci fosse l'attrito, oltre alla forza vincolare perpendicolare al piano, sull'oggetto agirebbe anche l'attrito verso l'alto o verso il basso. Dipende se l'oggetto tende a scivolare. Se tende a scivolare verso il basso, l'attrito agirebbe verso l'alto e viceversa. Se l'oggetto tende a salire, l'attrito agisce verso il basso. Cioè l'attrito agisce sempre nel verso opposto a quello che vorrebbe fare l'oggetto, cioè a come si vorrebbe muovere l'oggetto. Perché l'attrito, come gli studenti, fa sempre da ostacolo, cioè fa sempre azione di contrasto al movimento dell'oggetto. Esattamente come gli studenti fanno sempre azione di contrasto a ciò che vuole fare l'insegnante, cioè ostacolano e rallentano sistematicamente. Quindi abbiamo detto che le forze sono due sull'oggetto, la forza peso verso il basso e la forza vincolare perpendicolare al piano. Scomponiamo la forza vincolare nella sua componente orizzontale FVX e la componente verticale FVY. Se l'oggetto deve andare in orizzontale, vuol dire che la componente verticale FVY annulla perfettamente la forza peso, così che rimane sull'oggetto soltanto la componente orizzontale, che è anche la forza totale. Quindi la forza totale è questa componente ed è uguale a MA segnato. Noi dobbiamo trovare questo valore particolare dell'accelerazione con la formula inversa. Quindi forza totale su M, ma la forza totale abbiamo detto è la forza vincolare componente X, che possiamo ricavare come forza vincolare y per tangente di alfa. Questo perché la tangente di alfa, per definizione, è il rapporto tra il cateto opposto e il cateto adiacente all'angolo alfa. L'angolo alfa sta qui alla base del piano, ma sta anche qua e qua. Quindi se guardiamo questo angolo, la sua tangente è il cateto opposto all'angolo, quindi fvx, diviso il cateto adiacente, che è fvy. Perciò possiamo ricavare la formula inversa, fvx uguale fvy tangente di alfa, che andiamo a sostituire qua, cioè qua al posto di fvx, e otteniamo questa espressione. Perché abbiamo fatto questa sostituzione? Perché abbiamo fatto comparire fvy di cui conosciamo il valore. Sappiamo infatti che la componente verticale della forza vincolare, fvy, è uguale alla forza peso, quindi è uguale a mg, come scritto qua. E quindi possiamo adesso calcolare l'accelerazione del cuneo, quindi del sistema, in quanto fvy è la forza peso, quindi mg, tangente di alfa la sappiamo perché sappiamo l'angolo di 60 gradi e conosciamo anche la massa. La massa tra l'altro non conta perché si semplifica. E quindi vediamo che non è importante se la massa di questo oggetto è 2 kg o 1 kg o 10 kg, non ha nessuna importanza. Quindi l'accelerazione giusta del cuneo triangolare è g tangente di alfa indipendentemente dalla massa dell'oggetto. Andiamo a fare questo calcolo, g tangente di alfa sono 17 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione che deve tenere questo cuneo triangolare per non fare andare nessù né giù lungo il piano l'oggetto, cioè per farlo muovere in pratica in orizzontale con la stessa accelerazione del cuneo stesso. Vediamo che succede se invece imprimiamo al cuneo triangolare un'accelerazione maggiore del valore preciso che abbiamo appena calcolato. Se il cuneo triangolare ha una grande accelerazione,
preme con maggiore forza, forza vincolare, contro l'oggetto, facendo aumentare sia la componente orizzontale che quella verticale della forza vincolare. Vediamo infatti che rispetto a prima questa forza vincolare è più lunga, prima era meno intensa, e sono più lunghe anche le sue componenti orizzontale e verticale rispetto a prima. Prima la componente verticale della forza vincolare annullava la forza peso, adesso invece FVY supera la forza peso e la loro differenza è questa forza qua, FVY meno forza peso. Quindi adesso la forza totale che agisce sull'oggetto è la somma vettoriale tra questa forza verticale, la differenza di queste due, e questa componente orizzontale, quindi la forza totale è questa diagonale verde. E questa forza totale produce per la legge di Newton un'accelerazione nella stessa direzione e verso della forza totale, quindi non più un'accelerazione orizzontale come accadeva prima. Infatti prima la forza totale era orizzontale, era solo la componente x della forza vincolare e quindi anche l'accelerazione era orizzontale e l'oggetto si muoveva in orizzontale. Invece adesso la forza totale è inclinata verso l'alto e quindi anche l'accelerazione lo sarà. Perciò l'oggetto non si muove più in orizzontale, se visto da fuori, ma si muove in direzione inclinata e questo significa che risale lungo il piano. Viceversa, se noi facciamo accelerare il cuneo triangolare con un'accelerazione minore di questo valore limite, allora stavolta la forza vincolare sarà minore di prima e anche le sue due componenti, orizzontale e verticale. Stavolta la componente verticale della forza vincolare, quindi FVY, sarà minore della forza peso, quindi vincerà la forza peso. La differenza di queste due forze verticali è questa, che va sommata vettorialmente con FVX per avere la forza totale, che è questa freccia verde. Siccome stavolta la forza totale è inclinata verso il basso, prima lo era verso l'alto, produrrà, per la legge di Newton, un'accelerazione di questo blocchetto inclinata verso il basso. E questo significa che il blocchetto non andrà in orizzontale, ma andrà a destra in basso e in particolare scenderà lungo il piano.